Entri. Roberta, Roberta Lombardi. Roberta, Roberta Lombardi. Lombardi, Roberta Lombardi. Lombardi, Roberta Lombardi. Roberta, Roberta Lombardi. Roberta Lombardi. Deputata del Movimento 5 Stelle, candidata alla Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle, signora Lombardi, buongiorno. Che emozione, buongiorno. Candidata alla Regione Lazio, non sei emozionata? Tantissimo. Vero? Sì, chissà. Sono tutta un friccico. Chissà i laziali, dico, cioè, domani, sì, no, dico. Spero siano emozionati. Contenti della possibilità che gli venga offerta di scegliere qualcosa di diverso tra il piatto misto centrodestra e il piatto misto centrosinistra. Però scusi, lei, voglio dire, cioè, si candida alla Regione Lazio, lei si chiama Lombardi. Voglio dire, come ho già sbagliato regione. È nata in Toscana, cioè ce le ha tutte, voglio dire. Non... Perché sono un melting pot. Melting pot, stavamo per dirlo. Ha già scelto come farti chiamare presidente, presidentessa, governatore, governatrice, governante. Come preferisce? Presidenta. Viste le condizioni della regione, soprattutto della sanità, forse badante. Badante. anche necessita. Come, quindi governante in qualche modo ci presidente, può. Va presidente, va bene. La presidente, il presidente, come no, il presidente. Ma io penso che le istituzioni siano neutre. È vero che il genere neutro non esiste più nella nostra lingua. Sì. Penso che si possa fare una battaglia per reintrodurlo piuttosto che dargli una coloritura maschile o femminile. L'istituzione non dipende dalla persona, dal sesso della persona. Quindi presidente. Il presidente. Il presidente. Per ora. Però sembra un uomo così. Allora faremo un presidente. La presidente. Il presidenta, no, presidente. Ma quindi è possibile che l'anno prossimo Di Maio diventi premier e tu presidente della Regione Lazio? Magari ci casca. Cos'è più facile? Cos'è più facile che accada tra le due opzioni? Penso tutte e due. Scusi, la simpatica Geppi le ha chiesto qual è quella più facile che accada delle tutte due. Tutte e due? No. Ma una che ha più chance. Sì. Una che ha più chance. Che dire, non lo so, ce la giochiamo a testa o croce. Sì, nel senso, diciamo tecnicamente non c'è dubbio chi dei due è più facile che vinca. Chi? Lei, nel senso che anche per il sistema elettorale, no? Nel senso che Di Maio per vincere deve succedere il fin di mondo, nel senso che non può prendere il 50%, quindi lei invece è più facile che vinca. Dal punto di vista delle leggi elettorali hanno riproposto in Parlamento e in Consiglio regionale lo stesso identico meccanismo delle grandi ammucchiate, quindi centrodestra e centrosinistra. Tra l'altro era la dichiarazione di ieri di Berlusconi, ha detto chi vota alle nazionali centrodestra vota praticamente Gentiloni, quindi che tu voti alle nazionali centrosinistra, che voti alle centrodestra sembrava. Lui ha detto se non ci è stato un lapsus freudiano Quello può essere, però in regione hanno replicato lo stesso sistema, perché hanno creato una legge elettorale che a meno che tu non prenda come forza politica più del 40% non hai la maggioranza dei consiglieri, quindi anche lì si sono apparecchiati per andare insieme, perché tanto lo sanno che insieme vanno benissimo. Il vero voto utile sia al nazionale che al regionale per il Movimento 5 Stelle. Certo, abbiamo fatto lo spot. Esatto. No, però scusi, Berlusconi ha detto che se non c'è nessun vincitore deve andare avanti questo governo, ma non è una sua idea, nel senso che dice la legge, se nessuno vince chi è che rimane in carica? È Gentiloni. Che nessuno vinca è impossibile. Quantomeno ci sono i decimali, seppure si arriva. C'è un incarico di governo che darà il Presidente della Repubblica, un mandato esplorativo per vedere se ci sono le condizioni. Darà la prima coalizione o il primo partito, secondo lei? Lo deve dare alla prima forza politica. Quindi a voi, lei dice. Certo. Quindi non la prima e voi chi mandate? Anche perché se no si riapplica lo schema Sicilia, dove ha vinto la coalizione per vincere. Il giorno dopo già si è sciolta la coalizione. Scioglietevi anche voi, amici radioascoltatori. Lasciatevi andare nell'autovettura, in ufficio. È arrivato il momento dell'informazione. Questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che si scioglie. Rai Radio.
Un giorno da pecora e su Radio 1. Ami il bricolage? Costruisci il tuo centro-sinistra. Segui le istruzioni di Un giorno da pecora. Francesca Fornario presenta il ministro della giustizia Andrea Orlando. Ci sarà una lista alla sinistra e una lista al centro. Ok, a sinistra ci mettiamo... Zedda. No, Zedda non ce l'abbiamo. Renzi dove me lo colloca? A sinistra? E Renzi ogni tanto fa stento. Vabbè, montiamo prima la gamba di centro. Centro chi c'è? Vabbè, deciderà questa lista di centro. Orlando, ma che c'è, Casini? Quando le cose... Ma no, dai! Sì, quando le cose durano nel tempo vuol dire che sono di materia solida. Ma con Casini non regge, mi si rompe tutta, è una sconfitta sicura. Beh no, non la darei per scontata. Ma non è che poi ci agganciate pure Berlusconi? Questa volta sarebbe molto più complicato. Orlando! Io guardi, non sono tra quelli anti-berlusconiani di professione. Ma così si rompe tutto? Mi auguro di no. Ma come fa Boschi a dire che prendete il 40%? Beh, siamo a Natale. E chiediamo aiuto a Babbo Natale per... Per una volta banalizziamo un po' a sinistra. Ma senza Casini. Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1. E cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Oggi, oggi con noi c'è Roberta Lombardi. Deputata del Movimento 5 Stelle, candidata alla presidenza della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle, la potete vedere in radiovisione sulla nostra pagina di Facebook, Un giorno da pecora Radio 1, e l'ha condivisa sulla sua pagina. Assolutamente sì. Come si chiama il tuo collaboratore? Matteo. 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 Siamo sicuri? Adesso controlliamo. Il cognome? Si chiama Matteo. Matteo? C'è la privacy. No, perché Matteo, vi scegliete tutti come si chiamano Matteo. Senta, Matteo. Stavo dicendo l'ho detto anch'io. Sì, certo, sì, no, fate così. No, lascialo pure qua. Senta, allora, però avete appena fatto un'alleanza col PD, no? Pochi minuti fa, no, avete votato. Sono uscita dalla camera mezz'ora fa. No, il avete votato testamento con il PD. I vostri voti. Allora, la prima proposta di questa legislatura sul biotestamento è del Movimento 5 Stelle, a prima firma di un mio collega Matteo Mantero. Matteo, vedi Matteo, è vero? È una persecuzione. E era una battaglia di civiltà per noi molto importante, quindi siamo contenti che sia stata votata. Radicali sono contenti. Anche radicali. Però ha visto, cioè, senza i voti del PD non potevate approvarla, e neanche loro senza i voti vostri. Assolutamente, ma infatti sulle buone idee siete disposti a... Ma l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Compromesso. È un accordo. È un incontro su un tema politico. Per il bene della nazione. Il bene delle persone. Perché non poteste fare un'alleanza così anche per il bene del paese, per governare il paese? Ma lei si fidanzerebbe con uno che sa che è un fedigrafo, un traditore seriale? Sì. Sì, vabbè, De Gustibus. Così, cioè, sto tranquillo, non è che devo stare. A noi no. Lo so già prima. A noi non piace. Non piace. A voi piace quelli proprio fedeli, sempre a lì. A noi tutto... piacciono le persone serie. Serie, certo. No, guarda che mica le persone serie sempre sono noiose. Ah, no, certo. Ci sono anche delle persone serie con dei tratti di... Senta, a proposito di persone serie, Di Battista ieri ha fatto l'ultimo discorso in aula, alla Camera. Molto commovente. Non l'ho sentito. Come non l'ha sentito? Non l'ho sentito. Ma dov'era? Stavo lavorando alle regionali. Ma si vota tra mesi. Però me lo posso rivedere su YouTube. Sì. Certo. Senta, ma invece lei il suo ultimo discorso alla Camera quando lo fa? Ma non è che devo dare un commiato così. No, però sarebbe bello, no? Salutare i colleghi. Ma li saluteremo in occasioni più ludiche che in quella brutta aula. No, perché mentre Di Battista ha fatto l'ultimo discorso, ma magari ci torna, lei non tornerà mai più in Parlamento, esatto. Lo sa, perché lei ha fatto già un mandato. Fuga da Alcatraz consapevole. No, adesso lei si candida alla regione. Quello è il secondo mandato. E quindi... poi basta, e poi torno alla mia vita, al mio lavoro e ai miei figli. Come Di Battista. Ma secondo te lui vuole stare fermo un giro per poi magari tra 5 anni tornare, o anche prima, dipende da come andranno le cose, o davvero la sua scelta è personale, vuole stare con No, assolutamente personale, stare, rimanere dentro al movimento però con un ruolo più libero e potersi dedicare in questa libertà alla famiglia, che mi sembra soprattutto per un uomo un gesto molto molto bello. Mentre per una donna... Da una donna ce lo si aspetta, è questa la cosa, che siamo in una società dove dalla donna si aspetta una rinuncia del genere, soprattutto quando sei una persona insomma di successo, che ha fama e gloria, e invece da una donna il sacrificio è scontato, dall'uomo...
No. Meno. Hai detto cinque anni fa avrei tremato, oggi non ho neanche un po' di paura nell'affrontare questa nuova sfida. Sì, beh, insomma, cinque anni sono passati non per nulla, insomma, si matura, siamo maturati tutti, siamo cresciuti. Ma come fa lei a sostenere che è in grado di governare la regione Lazio? Mi ho detto che mi sento pronta, certo. E mi auguro, insomma, di essere in grado, però diciamo che non vedo, come diceva qualcuno, io non sarò un'altezza, ma non vedo giganti intorno a me, insomma. Tanto sarebbe la prima prima presidente della, cioè di regione del Movimento 5 Stelle. Esatto. Nel caso. Esatto. E c'è, insomma, anche questo obiettivo. Sì, infatti. Ma si vota insieme alle politiche? Dovrebbe votarsi con l'election day. Cioè, lei vorrebbe... il 4 marzo. Sì, questa è la data più papabile. Cioè, lei vorrebbe votare insieme alle politiche? Ma io vorrei votare prima possibile, sono cinque anni che chiediamo di poter rinnovare la classe politica. C'è un governo, la Regione Lazio, quindi insomma, quando scade il mandato si vota. Sì, sì, assolutamente, insomma un governo che... abbastanza anonimo in questi cinque anni, solo riuscito a peggiorare la possibilità dei laziali di potersi curare, che ormai decidono di andare in un'altra regione o di pagare di tasca propria a chi se lo può permettere, cioè, laziali, la sanità privata, o non si curano. I laziali non si curano nel Lazio, vanno fuori. Provato a telefonare a Recup per avere una visita specialistica o una prestazione diagnostica, un'ecografia, una mammografia. Sì, soprattutto. Ma con la voce del... mimetizzata tipo Fantozzi e lei, quella cosa. E com'è andata? Che visita ha provato a prenotare? Ho provato a prenotare una mammografia. Sì. E quanto tempo ti hanno dato? 8 mesi più. E invece se arrivate voi al poi governo... c'ho mia madre che invece è proprio un test quotidiano, perché lei, col fatto che io ho due nonni molto anziani ancora in vita e molto anziani, hanno bisogno di tutta una serie di prestazioni quasi giornaliere, e mia madre quindi ogni giorno mi fa il report di tutti i malfunzionamenti della sanità e mi dice: quando sarai presidente ti do la lista della spesa, delle cose. Ma da quindi, sistemare. Facciamo questo esempio: lei è chiamato per la mammografia 8 mesi, e va lei al governo della Regione Lazio e richiamiamo dopo, non so, 5 mesi? 6 mesi, un anno. Dopo 6 mesi? E quanto tempo ci vuole fare questa mammografia? Sicuramente molto meno. Sì, perché... ma molto meno quanto? 6 mesi, 7 mesi, 5 mesi, 4 mesi, 1 mese? Allora, questo non sono giorni. In grado di dirlo. Quello che si può fare per le liste d'attesa è un provvedimento che si può fare subito, che significa aumentare le prestazioni istituzionali, che sono le prestazioni pubbliche, seguire quelli che sono i parametri di legge che non vengono applicati, e... adeguare la prestazione in intramenia, quindi quella privata, allo stesso numero di prestazioni istituzionali. Cioè, un ecografista con un radiografo non mi può fare 3 ecografie la mattina dalle 8 di mattina a mezzogiorno, e me ne fa 10 dall'1 alle 5. Perché sono in regime privato? Che sono in regime di intramenia. Però io non ho capito, poi se chiamo io quando lei diventa governatore della Regione Lazio, quanto ci vuole? Se 8 mesi adesso almeno 6, 4, 2, 1, 8. Per lei faremo un canale dedicato. Non so, perché così non si è capito. Come il primo la mattina. Esatto. Il primo la mattina. A che ora si sveglia? Ma sei io mezza? Presto, sì, okay. Esatto. Molto presto. Lei come si sveglia? Io mi svegliano i bambini. A che ora ti svegliano? Sei e mezza, bambini? Sei e tre quarti. Sì, sì. Perché ti svegliano? Devono lavorare i bambini. Esatto. Cioè, i bambini studiano o lavorano? I bambini studiano, e il loro lavoro è svegliare la mamma la mattina. Alle 6:30 loro ti svegliano e tu devi fare la colazione. Esatto, perché l'urlo di battaglia è: colazione, mamma! La cucini tu? Eh sì, la anche cucini, perché è l'unico momento che sono sicuramente a casa con loro durante la settimana. Senta, i suoi sfidanti alla Regione Lazio saranno sicuramente il governatore uscente Nicola Zingaretti. Esatto. Poi per il centrodestra. Esatto, proprio con la faccia del terrore, che si cioè per la sola idea che gli sia venuta di ricandidarsi. Cioè, sono terrorizzata come cittadina che gli sia ritornato, visti i bellissimi risultati e i clamorosi risultati di questi cittadini. Senta, ma diciamo, meglio Nicola Zingaretti o Luca Zingaretti? Luca Zingaretti tutta la vita. È vero che da quando sei candidata alla Regione Lazio non vede più Montalbano in televisione? No, non lo vedo perché non vedo la televisione, però sono accanita lettrice dei libri Camilleri. Non vede mai la televisione? Vedo le trasmissioni dei bambini, perché quando sto a casa c'è Cartonito, Rai Yo-Yo, Gulp, adesso che stanno crescendo. Rai Gulp. Ma che voto dai a Nicola Zingaretti per questi anni? Un 4. 4? 4? Pensavo di meglio. Anche io pensavo peggio. Sì, potrebbe migliorare. Senta, diciamo, notizia di oggi, ma di questi giorni, il candidato per il centrodestra potrebbe essere... Lo dica lei? Potrebbe essere? Lo dica lei? No, io ero rimasta al sindaco d'Amatrice. No! Vabbè, è andata. Sergio Pirozzi. Ma non ha letto il giornale di oggi? Non è andato il suo ufficio stampa? Si ritira per fare il senatore con la Lega, allora, probabilmente. Esatto, Pirozzi. Quindi? Allora, potrebbe essere un senatore di Forza Italia,
cioè, senatore, insomma, molto importante, vediamo se ci arriva. Chi potrebbe essere? Vicino a Berlusconi, storicamente. Senatore di Forza Italia, che potrebbe fare il Romano. Candidato Romano, insomma, storico. Gasparri. Brava, brava, vede. Ma magari. Glielo chiedono sempre. Perché magari? No, va bene. Ce le piacerebbe sfidare? Diciamo che, ecco... Diciamo che com'è quello spot ti piace vincere facile? Cioè, dice che se c'è Gasparri è troppo facile vincere. Ma io penso che ce lo ricordiamo bene... La nostra quotidianità. Di chi avresti cioè, paura? Cioè, di nessuno, chiaramente, no. Ma chi ti piacerebbe sfidare? Cioè, se fosse nel centrodestra, mi piacerebbe che ci fosse un centrodestra che avesse un progetto di centrodestra, come se mi piacerebbe un centrosinistra e facesse il centrosinistra, no? Quante questo fritto vuole, misto però... tra partiti, uno vale l'altro alla fine, sì, basta. Ma chi è stato secondo te il miglior presidente della regione Lazio fino a questo momento? Non ne ho memoria di il migliore. Forse quando c'era un'altra classe politica, ma ero troppo piccola e non seguivo la politica. Lei per chi ha votato come governatore della Regione Lazio negli anni? Nel 2013 per il Movimento 5 Stelle, per Davide Barillari. E prima, diciamo, nel 2008? No, non votavo. Ma come prima non del votava? Movimento 5 Stelle. Ma tutti quelli del Movimento 5 Stelle prima non votavano mai? No, non è vero. Ci sono molte, per esempio, sì. Alessandro ha confessato, ogni tanto lo ammette, di aver votato PD in precedenza. Quindi qualcuno aveva una provenienza politica, un atto di fede che veniva fatto. Quindi lei non ha mai votato nessun altro prima del Movimento 5 Stelle? Chi votavo? Non lo so, me lo chiede, scusi. Gente. Vabbè, qualcuno ci sarà stato. Senta, ma invece Natale, però siamo pronti? Sì. In che senso? Nel senso che io tra Natale e Capodanno trasloco, però... Ma perché tra Natale e Capodanno? Stai scherzando, una delle cose più stressanti nella vita di un essere umano. Ma sai che ci sono pochissimi giorni? Ma in città, rimane in città? Sì, no, la casa è a 2-3 chilometri. Ma allora il 25 e il 26 sono lunedì e martedì? Allora, quindi rimane il 25 con la famiglia, il 26 farò gli scatoloni, il 27 vengono i traslocatori. No, però gli scatoloni... Ma anche gli scatoloni li fai tu? Tutti tu? Di Battista, lo può chiamare Di Battista, bravissimo in casa, fa dei lavoretti. Posso chiamare tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Guarda che secondo attivisti del Movimento 5 Stelle. Tu il 26 tutti a casa della Lombardia a fare scatoloni. Esatto. Potrebbe venire Zingaretti. Ha rotto le scatole. Quindi evitiamo che venga a toccare i miei scatoloni. Magari gli spiega come fare gli scatoloni. Ma intendi fare anche un repulis? Cioè, farai l'inventario delle cose che vuoi tenere o no? Sai che fare il trasloco è una questione anche fortemente emotiva. Troverai i cadaveri della tua vita passata. Esatto, sì. Per questo voglio fargli io gli scatoloni. Perché hai paura. Un po' il carico. Questa è Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che alleggerisce il carico. Ma davvero? Il trio che non si ricandida, Di Battista, Alfano e Pisapia, se ne va via e dice alle elezioni. Ciaone! Ciaone! Alfano dice che lo hanno attaccato ingiustamente e finalmente Ciaone alla poltrona. Di Battista vuole stare tra, la gente dice che a lui della vita, di palazzo non gliene frega niente, quindi anche lui fa Ciaone, poi arriva Pisapia Ciaone, non si candida Ciaone, oh Ciaone. Col PD è finita, l'ho detto Giuliano Pisapia, sono impossibili i dialoghi con il PD. E allora vanno via Ciaone, tutti e tre in compagnia Ciaone, non ci stanno più Ciaone, oh Ciaone. Berlusconi dice che forse Mussolini non era un dittatore, ma poi precisa che stava scherzando. Non era un dittatore di sicuro. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Ed è sempre Un Giorno da Pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1. E cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Oggi con noi c'è Roberta Lombardi. Roberta Lombardi, va bene così. Candidata alla Regione Lazio e ancora per pochi giorni deputata del Movimento 5 Stelle. Senta, Berlusconi ha detto che Mussolini non era un dittatore.
Evidentemente, diciamo, il giudizio valoriale di Berlusconi è quello che abbiamo sentito, insomma. Mentre invece, il primo dei democratici, cioè, d'altronde Mussolini, si sa, no? Secondo lei era un dittatore? Sì. Sì, diciamo, è ancora entusiasta dall'idea di sfidare Gasparri, la vedo, le ha in qualche modo, cioè, rasserenato la giornata. Sì, grazie, mi avete dato una bella notizia. Allora, quindi a Natale, a casa, sì, con le cucini tu, a casa tua? Casa no, cucinano le nonne. Le nonne. Sì, ho detto, almeno questo risparmiatemelo. Quindi sarete a casa tua o a casa delle nonne? A casa delle nonne. Perché lei non è capace di cucinare, diciamo, no? No, io sono capace di cucinare, però, insomma, come dire, ho poco tempo per dedicarmi. Ci facevo una buonissima lasagna di pesce per il 24. Ah sì, si mangia il pesce. E invece l'albero l'ha fatto? L'albero, essendo di trasloco, ho fatto un albero mini per i bambini, per la tradizione. Sì. E l'albero grande lo facciamo quando traslochiamo. Nella casa nuova. Nella casa voi dormite il 27 nella casa nuova? Dormiamo il 20, se tutto va bene. Il 23 andiamo con le valigie, nella casa nuova, tipo albergo. Sì. E il 23 sera, sì. E poi vi faccio... il letto. Cosa importante che deve arrivare nella casa. Sì, è l'unica cosa che mi porto il 23. Senta, ma il resto è tutto nuovo. Ma l'albero come l'ha fatto? Tipo spelacchio o... L'ha visto spelacchio? Il mio è veramente spelacchio quest'anno. No, peggio di quello di Piazza Venezia. Non ha neanche le luci. Quello di Piazza Venezia è luminosissimo e bellissimo. Sì, sì. È un alberetto di transizione in attesa di fare quello... C'è l'albero Tirrenia, capito? Quello che porta da una casa all'altra. Alto così, perché ho detto mi rifiuto di traslocare. Per fortuna non si vede la radio. Antonio Zecchina, buongiorno! Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Ermutanda, il più grande attore di tutti i tempi. Allora iniziamo male. Te lo dicevo io. Guarda, abbiamo letto, tiene. No, abbiamo letto sul Fatto oggi, c'è scritto così, che mi ha detto Antonio Zecchina, Ermutanda, ieri era... Allora, se ascolta, ma se continui altro da dire Ermutanda, io stacco il telefono. No, ma signor Zecchina, serio, ma scusi... Se si va di parlare con me, io sono Antonio Zecchina e basta. Ma scusi, signor Zecchina, abbiamo visto sul Fatto oggi che c'era scritto così, che tu hai visto, va bene, però io sono Antonio Zecchina e basta. Cioè, non le piace essere chiamato Ermutanda? Non mi appartiene, non sono io, è un'altra persona, non sono io. Io sono Antonio Zecchina. Sì, e quindi, diciamo, disconosce che c'era Lombardi, lei lo sapeva che disconosce... La vita è fatta di fasi, quindi... Cosa vuole dire su questa vicenda, signor Lombardi? Che non conosco la persona, ma se non gradisce essere chiamato così, ne ha tutto il diritto. Senta, signor Zecchina, lei ieri era alla presentazione del libro di Bruno Vespa, sì. L'aveva invitata Bruno Vespa o Berlusconi? L'ha invitata Berlusconi. Siete amici? Ci sentiamo spesso, parliamo di politica. Gli dai dei consigli? No, lui non ha bisogno di consigli perché è un uomo che ha tanta di quell'esperienza, un uomo che ha un carisma incredibile, infatti ieri sembrava più che una presentazione di un libro, sembrava una processione dove tutti tentano di toccare Berlusconi. Per me, io sono un grande estimatore di Berlusconi, è l'unico vero presidente che abbiamo avuto in Italia. Ma una processione quasi fosse, diciamo, un santo. Sì, ma lui è un santo, perché è una persona... È come il re Mida, tutto quello che tocca lo trasforma in oro. Senta, ma quando parlate al telefono, cioè di politica, cosa le dice? No, quella era una battuta, ci facciamo gli auguri, parliamo di cose più frivole, parliamo del Milan. Io sono uno sportivo. E cosa le dice del Milan? Perché sarà disperato il presidente Berlusconi. Vabbè, però ha preso Gattuso, in questo momento ha preso una persona molto grinta, insomma. Non ha preso lui, non è più suo però il Milan, signor Zecchina, scusi. Sì, infatti, però lui è sempre il presidente onorario, l'ha fondato lui, è il club che ha vinto più coppe in tutto il mondo, voglio dire, anche di passato, il futuro è sempre... E la proiezione del passato. Antonio, che aria si respirava a questa presentazione? Che ambiente c'era? Devo dire che la location era pazzesca, era il Tempio di Adriano a Piazza della Pietra. La solita, tutti gli anni. Non è tutto, l'altra volta l'hanno fatto, è informato male, guardi. L'altra volta l'hanno fatto a Residence di Petta. Praticamente là era molto simpatica perché Berlusconi è un uomo che porta ottimismo, è una persona positiva. Sì. Senta, ma è vero che la vogliono candidare alle elezioni, signor Zecchina? Ma ne avevamo parlato, ho tutto il potenziale, io sono il paladino delle mamme, ho scritto un libro, il pescatore di Amalfi, sono amato dalla gente, un po' meno da lei, però... Si figuri. Senta, signor Zecchina, ma quindi nel senso, ce ne avete parlato e poi in qualche modo insomma ci sarà? Cioè, guardi, io sono una persona seria, faccio l'attore, quindi quando faccio le cose lo faccio in condizioni di causa. La politica è una forma di lavoro molto seria per rispetto delle persone.
Cantone. Beh, allora perché quindi, ne avevate allora, parlato, scusi? Ne abbiamo parlato perché sono un uomo che ha molto seguito, sono il paladino delle mamme, quindi potrei portare dei voti. Ma scusi, se lei è il paladino delle mamme può portare dei voti, perché non la candidano allora? Non è detto che non lo facciamo, lo stiamo valutando. Le cose vanno fatte. Cioè, a te piacerebbe Antonio? No, guarda, cara Geppi, io ti stimo tantissimo e te lo dico, te l'ho detto già un'altra volta. Io continuo a fare l'attore, sono un umile attore. Politica, è il paladino delle mamme, scusi. Sì, ma è una cosa, il paladino delle mamme che c'entra con la politica? Voglio dire, posso infatti essere amato dalle mamme e non fare politica? Sì. Cioè, fare politica è una cosa seria. Non è una questione di rinuncia, è una questione di rispetto nei riguardi degli italiani che hanno dei problemi molto seri, specialmente la sanità. Io sono un uomo che ha un papà malato, c'è una sorella con dei problemi, quindi la sanità è una roba seria. Però parla già come un politico, cioè non si capisce se si candida oppure no, signor Zecchila, paladino delle mamme. Ma guardi che io ho scritto anche un libro, e lei pescatore, discrimina Zecchila, ma sono un uomo pensante, ha capito? No. Non solo sono un bell'uomo, sono pure un uomo pensante. Beh, quello insomma, è il dramma. Sì, guardi, è un problema che ho anch'io questo, signor Zecchila. Guarda, lo so. Antonio, stai toccando un tasto perché anche lui vive la stessa drammatica problematica. Però, signor Zecchila, scusi, capisco che lei è paladino delle mamme, ha scritto il libro Il pescatore di Amalfi. Di Amalfi, non vuole essere chiamato in mutanda, ma io non ho ancora capito se si candida oppure no. Quando lei la smetterà di non chiamarmi Zecchila, glielo dirò. Quando lei avrà rispetto di me, io avrò rispetto per lei. Come la devo chiamare? Neanche Zecchila? Mi chiamo Antonio Zecchila, continua a dire questo epiteto che non mi appartiene, è una roba vecchia, una roba che fa male anche al suo programma. Allora, io rispetto il suo programma, ma perché lo vuole buttare in vacca? Ma scusi, sia serio. Zecchila, siamo seri. Allora, si candida o no alle elezioni? Quando mi candiderò le manderò il biglietto a casa, così lei mi voterà pure. Quindi fa un po' come i politici, cioè si vuole candidare ma non ce lo vuole dire. No, vabbè, gliel'ho già detto, la politica è una roba seria. Sì. Io non sono pronto per la politica, non ho le capacità. Ecco. Farò come Giorgio Gori, mi metterò a studiare e poi vedremo. Giorgio Gori si candida alla regione Lombardia, scusi. Beh, ma lui ha studiato prima di diventare il sindaco di Bergamo, era il delfino di Renzi, quindi ha studiato molto. Senta, è un caro amico. È d'accordo con Berlusconi quando ieri ha detto che Mussolini non è un dittatore? Ognuno ha le proprie opinioni, però Mussolini ha anche fatto del bene all'Italia, fondare Cinecittà, grazie a Cinecittà ci sono gli attori, c'è il cinema, c'è il cinema grazie a Mussolini, diciamo sintetizzando. Cinecittà l'ha fatta costruire Mussolini, non lo so se è grazie a Mussolini, però ha dato un apporto, quindi ad oggi se noi abbiamo Cinecittà, che è anche una fonte di lavoro, che negli anni 70, negli anni 80, Roma era la capitale del mondo, Roma, caput mundi, anche nel cinema, e grazie a Mussolini. Signor Zecchila, grazie, ci saluti Berlusconi quando lo sente. Vabbè, lo vedrò durante le feste, glielo saluto. In che senso? Fate Natale insieme? Fate Natalino, come si dice a Milano. Natale no, Natale si fa con i familiari. Capodanno? Diciamo dopo. Fate Capodanno, che è il mio compleanno. Fate Capodanno insieme? Il primo gennaio? Primo gennaio, sì, Capricorno, primo gennaio. Fate Capodanno insieme? Sì, festeggiamo il Capodanno. Lei è il presidente, Zecchila. Sì, è il presidente, non solo. Vabbè, ci sono degli amici, scusa. E la Pascale. Degli amici, gli insomma. Gli agnelli. Grazie, Antonio Zecchila, il paladino delle mamme, Antonio, autore del libro Il pescatore di Amalfi. Grazie. Vada da Amalfi. A pescare. Grazie, arrivederci. Signor Lombardi, non lo conosceva Zecchila? No, francamente ignoro. Adesso riportiamo i toni dove la serenità la fa da padrona grazie ai nostri nuovi jingle, dove ad Amalfi ci si incontra con il per pescare. Questa è Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che ha appena avuto ospite non devi dire così, ma dai, si chiama scusa così, ma non è vero, gliel'hanno dato, non si chiama così, avrà un nome e un cognome, Antonio Zecchila, detto il pescatore di Amalfi, il paladino delle mamme. L'altro. Rai Radio 1.
giorno da pecora e su Radio 1. Mi dispiace, devo andare, non c'è più posto in API, si divide Alternativa Popolare, un po' qui e un po' lì. Cicchito e Lorenzin vanno colpiti, lupi e formigoni con Berlusconi. Alfano, ripensaci, ti prego, vatti a ricandidare. Giovanardi, stiamo facendo morire le persone di sete e di fame. Confonde il biotestamento con gli accordi Italia-Libia. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Un giorno da pecora, cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. E caro il mio simpatico Lauro su Radio 1, oggi con noi c'è Roberta Lombardi. Lombardi. Candidata alla Regione Lazio, deputata del Movimento 5 Stelle, la potete vedere in radiovisione sulla nostra pagina di Facebook, Un giorno da pecora, Radio 1. Hai comprato i regali di Natale, Roberta? Sì, li ho comprati. Già tutti? Tutti? Tuoi figli, tuo marito? Beh, diciamo che sono ridotti all'osso, i regali li si fanno ai bambini, fondamentalmente. Tuo marito no? Anzi, io lo faccio anche alle nonne, perché sono grata alle nonne. Perché ti tengono i bambini. Esatto. Suo marito niente? Sono un po' di anni che preferiamo. No, ma non è che non ci facciamo i regali, non ci facciamo i regali per Natale, poi magari in una data X, che non ha una ricorrenza particolare, ci regaliamo un weekend fuori da soli, senza e quindi faccio regalo alle nonne perché me li tengono i bambini quando ti fai il regalo con il marito. Esatto. Sì, quando finisce l'amore è così, non facciamoci più regali a Natale. Vabbè, ma succede, ma si regalano i weekend da soli, vuol dire che già ma potrebbero farti regali a Natale e poi il weekend non è che sono in alternativa, magari un pensiero no, niente, è meno scontato il weekend fuori insieme in un momento così. Senta, cosa regalerebbe Di Maio a Natale? Cosa regalerei a il libro di Di Battista? Sicuramente l'ha letto. Non l'ha ancora letto, quando gli abbiamo chiesto noi, non l'aveva ancora letto. Non l'aveva ancora letto. Nemmeno io, perché sto aspettando che Alessandro lo regali a me. Con la tutto... Esatto. Pure. Guarda, le prime 70 pagine parlano solo del figlio. Ok. E poi le altre invece c'è un po' poi più si parla di un meccanico che ha un ruolo fondamentale nella sua vita. Ah, ma vedo che l'avete letto. Ci facciamo del male. Lei doveva leggerlo, scusi. Sto aspettando che Ale me lo regali. E ad Ale Di Battista cosa regalerebbe, visto che Di Maio il libro non l'ha scritto? Un completo di Di Maio. Completo di Di Maio, non ci sta perché... Così è una contaminazione, no? Ma di chi preferisci il look? Dipende dal contesto. Certo, dipende Di Maio è sempre molto elegante. E appunto, quindi ci sono dei contesti dove è bello avere un look formale. Senta, ha per caso un'amica da presentare Di Maio che è single adesso? Ce ne ho parecchie di amiche, però che... non ci avevo pensato. Adesso posso fare sì, perché è single, un po' di scouting. No, deve essere una, insomma, anche perché potrebbe diventare first lady, quindi insomma ci vuole anche una persona che... Frequento donne che non pensano, non hanno questo retropensiero quando frequentano un uomo. Senta, e invece a Beppe Grillo cosa ci potrebbe regalare? Calmante, no? A Beppe potrei regalare non lo so. Beh, un cuscino, visto lo spettacolo, era insonnia, un bel cuscino ergonomico. Sei andata a vedere lo spettacolo di Beppe Grillo? Sì, certo. E com'è stato? È stato visionario, narrativo, autobiografico. Ah, addirittura visionario, narrativo? Sì, è autobiografico. Però... È autobiografico. Senta, e invece la sua amica Virginia Raggi cosa la regalerebbe a Natale? Oh, grazie che mi avete fatto una domanda sulla Raggi, perché non me l'ha fatta nessuno finora. Grazie, grazie, perché io vengo da voi perché siete innovativi. Ma noi siamo qua a festeggiare anche una nuova ritrovata armonia, scusami, perché le donne possono a volte divergere, ma poi dopo si rimettono a un tavolo, si fanno una bottiglia di Glen Grant e tornano amiche, no? No, senza Glen Grant, perché avrei dei problemi di gestione. Certo, sì. Però... Cosa le regalerebbe a Natale? Che cosa potrei regalare a... Un assessore no, perché già ne ha avuti talmente tanti, guardi che è un casino, non sanno più dove metterli, quindi... Beh, tra donne, che ne so, una borsa. Una borsa, perché dice... No, ma se mi regalo una borsa, poi sembra che quelle che hanno non sono belle. No, vabbè, ma allora se c'ho caldo, c'ho freddo, c'ho tepido, qualunque cosa, insomma. Poi adesso che lei ha riscoperto questo lato glamour, vestita da Gattinoni nel red carpet, hai visto che bella? Molto bello, sì, di solito lei si veste un po' così, così male. Da male
Sì, cioè sì, non male, da donna madre che male. Ha un lavoro di responsabilità. Ma che dici? Ma non si veste male? Si veste maluccio, insomma. Si veste bene. Ma non è vero. Allora, non è che passo... si veste bene. Non è che passo le giornate a fare la stylist. No, no, certo, Raggi. Non è mica di Enzo e Carla, sì, di Enzo Miccio, come ti vesti, però è un... Per dire, gli piaceva l'albero di Piazza Venezia, per dire, lo trovava elegante. Vabbè, comunque, non è che dobbiamo parlare tutto il giorno della Raggi. No, voglio capire il metodo di giudizio, io come sto vestita. Poca a caso, diciamo. Ecco, così, va bene, sì, allora. Ecco. Ma no, è sportiva. Scusate, lo diciamo agli amici a casa che non ci guardano su Facebook. Guarda, i jeans, una maglietta, una camicia bianca di seta e una giacca blu e le scarpe blu. Quindi, voglio dire, è sportiva. È un casual. È un casual chic, è un chubby chic. Senta, ma se dovesse diventare presidente della regione, cioè governerà la regione meglio di quanto la Raggi sta governando Roma? Sì, beh, sì. Allora, la Raggi è una regione contro e quindi già avere una regione a favore di Roma sarebbe un passo avanti per la qualità della vita dei cittadini. Due donne insieme a capo... potete fare una cosa che probabilmente al momento lei non poteva fare, no? Tu pensi anche per questo, secondo me, è stato bene rimettersi a un tavolo. Condividere dei progetti concreti, perché abbiamo parlato di temi molto concreti e siamo, insomma, pronte a collaborare insieme per la regione. Ma ci dica solo, una volta che vi siete visti, avete fatto pace, come dire, a Virgì, ma cosa vi siete detto? Ma chi stiamo a... cioè, come è stato il primo? Perché voi eravate, cioè, in qualche modo raccontate dentro il Movimento 5 Stelle come Renzi e D'Alema quando stavano nel PD insieme, cioè con lo stesso rapporto idilliaco, diciamo. Venivate, raccontate così, poi magari non era... Ho detto, c'è stata molta mitologia su questa cosa, perché l'episodio è stato uno in cui lei ha fatto delle scelte, io non ero d'accordo, l'ho detto pubblicamente, perché poi, come dire, non è che uno fa la doppia morale o il doppio pesismo, critichi gli altri e tutto quello che succede in casa tua va bene, almeno io non sono questo genere di persona. Cioè, il primo la mia opinione, e da quel momento poi si è costruita questa lotta sanguinaria, la leggenda sulla vostra inimicizia. Assolutamente. Vabbè, comunque adesso queste incomprensioni sono state superate grazie a una frase illuminante che è pronunciata da una delle due, probabilmente chi tu. Chi ha fatto il primo passo delle due? Noi abbiamo in questi mesi comunque collaborato sui temi, anche che non ci siamo viste e frequentate assiduamente. Poi quando ci siamo viste abbiamo detto ciao, come stai? Così, facendo finta di niente. Esatto. È bello che la politica è così, si lascia tutto dietro le spalle. Ma tu hai già pronta la squadra di governo? Sono a buon punto. Cioè, e comunque l'annuncerò prima del voto. No, prima del voto. Prima del voto. Ma quanti ne mancano di assessori? Allora, sto più o meno alla metà. Quindi ce ne deve avere quanti? 12 massimo. 6. Promette che ne cambia meno della Raggi. No, per essere così tranquilli. È come i cambi della squadra di calcio. Tu provi, se poi vedi che non va bene, al secondo tempo entra qualcuno. Senta, lei è tifosa della Roma o della Lazio? Roma. Della Roma? Sì. No, come si fa con i tifosi della Lazio? Siamo tutti una grande famiglia. No, in che senso? No, no, perché sì, cioè, è vera questa cosa che i tifosi della Roma sono quelli di Roma, invece i tifosi della Lazio sono quelli di Roma. C'è questa vulgata, ma non è vero, io ho tanti amici laziali, anche dei romani, quindi... Non è niente contro i laziali, tanti amici laziali. Ma mia nonna è laziale, mia sorella è laziale. Per dire, a Natale la facciamo comunque sedere al tavolo. Esatto. Non è che la lasciamo nel pianerottolo solo perché tiene per la Lazio. Cioè, è vera quella cosa che... Anche perché vado a casa sua a Natale. Appunto, è lei che ti lascia nel pianerottolo. È vera quella cosa che si dice che i tifosi della Lazio sono di destra e quelli della Roma di sinistra. È un'altra leggenda, però anche quella è sfatata per tanti amici della Lazio che sono di sinistra. Pure, proprio incredibile. Ascoltami, ma se tu vincessi, se diventi il primo presidente 5 Stelle della regione. Cosa sei disposta a fare? Cioè, una cosa, un impegno così colorato che ti puoi prendere oggi qua? Ti fai un tatuaggio? Di Maio aveva detto che se avessero vinto 5 Stelle in Sicilia si sarebbe tatuato la Trinacria da qualche parte. Sì, per dire. Allora, io dico sempre, nell'augurio che succeda una cosa incredibile, che se appunto, cioè incredibile, in questo caso è abbastanza credibile. E se dovesse diventare regola? Farei la stessa promessa che ha fatto la Ferilli quando vinse la Roma lo scudetto del 2001. Ti spogli? Poi mi guardo e faccio, non sono la Ferilli, rientro a più miti consigli. Però guardi, secondo me, signora Bardi, non si butti giù, perché magari qualche voto... Secondo me, guarda, questa cosa potrebbe... Cioè, dare un'impennata. Però conosco i miei limiti, ribadisco. La Ferilli è una bellissima. Ma la Ferilli non si era spogliata. No, alla fine andò con un completino da bikini. Quindi anche lei fa questa cosa. Cioè, e poi con la bandiera. No, ho detto, io lo dico come provocazione. Poi ribadisco. Guardo lo specchio e dico, lei era perfetta. Io non lo sarei. Un impegno, nel senso, cosa fa se diventa governatore del Lazio? Se divento governatore del Lazio. Tatuaggio, si dipinge i capelli. Tu non hai tatuaggi, vero? Da nessuna parte. Si dipinge i capelli.
cioè un piccolo, che ne so, il simbolo dei 5 Stelle qua, piccolino, no, una cosa va a piedi da... Allora, a me come persona devo dire che le cose definitive mi spaventano. L'unica cosa che definitiva che ho sono i figli, e infatti, certo, quella, come dire, certo, perché sai, il compagno, no, bene o male, si può lasciare, non fa più neanche regali a Natale, quindi. Esatto, quindi. No, quindi va a piedi da Allora, ho già fatto due volte la la francigena, no, la Perugia, sì. Quindi, per il reddito di cittadinanza, certo, sì. E quindi la Fipili adesso potrei... la Firenze Pisa Livorno, però potrei fare la via francigena del Lazio, da dove? Partendo da Bolsena e poi scendendo fino alla Prenestina, quindi oltre la Valle del Sacco. Cosa saranno? Non so, parecchi chilometri. Controlla Rachele, quanto è? Da Bolsena sino a Roma, diciamo, fino a dove si può arrivare a Roma. Marco Travaglio, buongiorno! Buongiorno. Come sta, signor Travaglio? Bene, lei? Beh, insomma. Ciao Marco! Ho appena parlato con Ermutanda. Ah, mi dai del tu, no, perché... Io? Io ti ho sempre dato del tu. Lui che ti dà del lei. È lui che fa questo gioco erotico con i nostri ospiti. Sai, in studio con noi c'è Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ciao Marco. Mi conoscete, sì. Sì. È venuta alla ospite a un dibattito alla nostra festa del fatto a Testaccio due stati fa. Eravamo... Beh, anch'io sono venuta ospite del fatto. Esatto. Senta, tutte e due avete la fama, signor Travaglio e signora Lombardi, di essere due persone un po' spigolose caratterialmente, no? Ah, io sono molto contenta della mia fama, non so Marco. Non lo so, signor Travaglio, è d'accordo? Anche lei, cioè, io sono spigoloso. No, è contento di avere la fama dello spigoloso? Da quando mi hanno fatto lo scherzo le Iene, sì, e non ho rovesciato la scrivania sulla testa di mio figlio, mi dicono che sono troppo buono, quindi non... No, non, ma lì era paralizzato. Era cioè, la paralisi. Senza parole proprio. È la paralisi, quello è vero. È diverso, non è un aspetto del carattere. Abbiamo confuso la pazienza con proprio la sensazione di impotenza. Esatto. No, ho scoperto di avere un sacco di amici maneschi, perché mi hanno detto tutti, ma come non gli hai menato, ma com'è possibile, ma allora eravate d'accordo se non gli hai menato? No, non eravate d'accordo, la tua faccia urlava chiaro. Magari ho passato il peggiore quarto d'ora degli ultimi anni. Senta, signor Travaglio, lei ha l'aria di essere uno appassionato alle feste, contento che è Natale? No, non mi piace tanto. Tu hai la sindrome da festeggiamento, vero? Ti basta anche un onomastico per stare un po' più triste del solito? Non mi piace il Natale perché purtroppo sono privo di fantasia nei regali e quindi sono giorni terrificanti. Terribili, ma c'è qualcuno che fa i regali per lei a questo momento? Magari, se lo trovassi lo pagherei profondamente, ma non ce l'ho. Allora, qual è il problema più grosso? Vediamo se magari la signora Lombardi le dà un suggerimento. Il regalo più complicato di quest'anno a chi è? Ce n'è uno, no. Marco? Credevo fosse una domanda per Roberta Lombardi. No, chiedevamo a lei, signor Travaglio, se c'è qualche regalo difficile che deve fare quest'anno, poi proviamo a chiedere un suggerimento alla deputata Lombardi. Ma è proprio il regalo ai miei figli. Suo figlio non se lo merita dopo quel scherzo. Certo. Se lo merita sì, perché è stato un grandissimo attore, ha retto due settimane il gioco con una tensione che... posso solo immaginarmi, è stato bravo, ci sono cascato. Signora Lombardi, che consiglio può dare a Marco Travaglio per un regalo ai figli? Dipende, età, sesso. 23-20. 23-20. Un viaggio. Viaggio a tutte e due? Sì. Un weekend da qualche parte. Ancora con i weekend? Signor Travaglio, cosa dice del weekend? Anche di più. Anche una settimana, no? Cosa dice, signor Travaglio? Sì, questa è una buona idea. Questa è una buona idea. Sentiamo poi che... a loro però piace comunque ancora scattarli. Il pacchetto, quindi... gli mette, però gli fa un bel pacchetto. Esatto. E dentro... Ci sono quei cofanetti adesso, tra l'altro, dove puoi scegliere anche le destinazioni, quindi non li è che li vincoli. Esatto. Dove li consiglia di mandare i figli di Travaglio, se a Lombardi? Non lo so, piace a sciare magari. A sciare gli piace? No, non sono dei grandi sciatori. Non sono dei sciatori, no, niente. Al mare allora li mandiamo. Al mare. Meglio al mare, sì, meglio al mare. Senta, ma l'hai fatto l'albero? Qualcuno ha fatto l'albero in casa tua, Marco, tu hai saputo? Certo, sì. Lei non ha partecipato? Cioè, sia l'albero sia il presepe. Sia l'albero che il presepe. Ma le piace di più, cioè, ricevere i regali o farli? No, riceverli? No, mi piace molto riceverli, certo. E come si fa quando uno apre un regalo brutto?
Beh, si deve fare una faccia di circostanza, dire ovviamente che è bellissimo, che sì, era la cosa che più desideravi al mondo. E... Ma le riesce? E dire, hai tenuto lo scontrino, così sì, anche? Ma... No, assolutamente, certo che mi riesce. Ah, okay. Le bugie bianche fanno parte della vita. Certo, sì, sì. Sì, questa è innocente, certo, sì, innocente, fare non far rimanere male la persona che ti ha regalato il vaso etrusco. Mai, no, certo. Senta, ma cioè, è d'accordo con Berlusconi quando dice che se non vince nessuno deve rimanere Gentiloni? Ma non è che si tratta di essere d'accordo, sì, di non essere d'accordo, certo, è la prassi, la prassi, sì, nel senso che, dato che non può esistere un paese senza governo, ci deve essere sempre un governo, quindi se ne va un governo soltanto quando arriva quello dopo. I governi diciamo provvisori, transitori per gli affari correnti sono di solito i meno dannosi, perché non hanno margini di spesa e quindi possono soltanto mandare avanti le cose senza buttare via soldi. Ci sono paesi che se ne sono molto giovati di governi provvisori. Sappiamo che il Belgio è stato quasi 2 anni senza un governo e ha avuto una crescita che mai più se l'è sognata dopo. La Spagna, idem. Quindi quest'idea che se non si fa un governo subito è il disastro, non è vero niente. No. La Germania ha votato quest'estate e ancora sta aspettando di avere un governo, non mi pare che sia precipitata. No. Senta, ma oggi... Non è un'opinione di Berlusconi, ma infatti, però Salvini si arrabbia. Crede che sia una sua trovata, ma in realtà si fa così sempre. Ma anche Salvini cioè, pensava che fosse una trovata di Berlusconi che si è infervorato. Però senta, oggi Padellaro sul Fatto ha fatto un articolo in cui racconta chi voterà alle elezioni. In realtà poi non è che diceva proprio per chi voterà. Dice che voterà il miglior candidato a prescindere dal partito. Esatto. Dice una cosa che sulla quale adesso faremo una bella campagna sul Fatto, e cioè che il Rosatellum fa schifo, ma ha un piccolo e unico pregio, quello che ciascuno nel suo collegio potrà scegliere, e sarà l'unica possibilità di scelta che avremo nell'uninominale, il candidato del suo collegio. Ma dato che i candidati di collegio i voti se li devono cercare a uno, perché devono arrivare primi anche con un voto in più del secondo classificato, se no stanno a casa, i partiti già si stanno organizzando per mettere nell'uninominale quelli che devono far perdere e per mettere quelli che devono far passare nel listino bloccato sul quale noi non abbiamo alcun potere di scelta perché non c'è la preferenza. Allora lui dice: io invece andrò a cercare solo ed esclusivamente non la lista ma il candidato. Se nel mio collegio ci sarà una persona seria, conosciuta, ben reputata, che dà speranza di essere affidabile e competente, io la voto a prescindere dal partito. Anche se di centrodestra? Anche se di centrodestra. Se non ne trovo nessuno, mi astengo. Ma voto tu l'hai già individuata? Come facciamo a saperlo? Non li hanno ancora detti i candidati, ma vedi, il pezzo di Padellaro era un invito ai partiti perché ci facciano sapere al più presto come li selezionano i candidati, perché i 5 Stelle sappiamo che fanno le primarie online. Spero che ci infilino qualche filtro per evitare che arrivi qualche spostato che poi li scredita. Il PD ha uno statuto che dice che tutte le cariche elettive devono essere scelte con le primarie, ma io tutto sento dire da Renzi tranne che farà le primarie per i candidati, quindi ho l'impressione che se li decida lui. Berlusconi ha già detto che il 50% degli attuali parlamentari vanno via. Ma sono d'accordo di andare via, evidentemente gli ha fatto un'offerta che non possono rifiutare come quelle del padrino, però questo ci dice che li sceglie lui. Non so che cosa facciano Salvini e la Meloni, che volevano almeno le primarie per il candidato premier. Non si fanno tanto quelle. Senta, quindi dobbiamo aspettare ancora un po'. Signor Travaglio, Grasso non credo che voglia fare primarie, quindi questo era l'invito. Diteci come intendete scegliere i candidati, perché se sappiamo come li scegliete, presumiamo anche poi di capire che razza di candidati ci toccano. Ci dica un'ultima cosa, signor Travaglio, importante, una scelta, non quella dei candidati, ma Pandoro o Panettone? Panettone tutta la vita. Coi canditi? Coi canditi. C'era Lombardi, lei? Pandoro. Raschiando anche i canditi che poi rimangono sul fondo. Sul fondo, ma con le mani o con la forchetta? No, col, col,
con le mani. Con le mani. Col macete, come lo fai? Sono cose tu, che scusa? Si devono fare di nascosto. Quindi, ah, di diciamo, nascosto, certo, certo. Signor Lombardi, perché... È l'unica cosa che fa di nascosto Travaglio. Perché Pandoro, lei, signor Lombardi? Perché non amo i canditi, quindi, però la pasta del panettone, cioè fosse senza canditi. Cioè, pomeriggio il panettone e togliere i canditi. Io comunque volevo dire che mangio il panettone e levando Pandoro, i canditi. Certo. Ah, vedi. Grazie Marco Travaglio, ci saluti Padellaro, arrivederci. Ciao, Mr. Tim. Arrivederci, Sara, arrivederci. Ciao. E quindi il Pandoro gli mette sopra anche lo zucchero, quello velo e poi lo scuote. C'è la mia migliore amica che fa una crema di mascarpone da mettere sul Pandoro. Grazie. Riscaldato al sì. forno, che è una cosa... Una bomba, mamma diciamo. Mia. Vabbè, vale la pena. Aspettare però. Natale solo per mangiare. Senta, ma qualche giorno fa ha raccontato che poco prima del secondo streaming, quello con Enricoletta, cosa successe? E, sai quelle intuizioni femminili, sì. No? Beh, sì, sì. Lei lo sa benissimo, beh, le intuizioni figure, femminili. No, io guarda, non le so proprio. E quindi eravamo la mattina, prima del, era il 25 aprile, mi ricordo, 2013, la camera era deserta, ho mandato un mio collaboratore in farmacia, perché avevo questa intuizione a comprare il test di gravidanza. Il test di gravidanza. Ma sei proprio lì prima di fare lo streaming con lei? Perché era un'intuizione femminile. Io ho imparato negli anni a fidarmi sempre delle mie intuizioni. Aspettare dopo il lo streaming. In quel momento era, in quel momento avevo avuto l'ispirazione e niente, poi il test ha dato esito positivo. Ed è andato a fare il subito dopo con il test in mano, esatto, più o meno, streaming a Colletta. Proprio concentrata su quello che molto, stavo per andare a fare. Ma sei andata a quell'incontro con una gioia nell'anima. Contagiosa, che subito Letta, ero sotto shock, che subito Letta le ha stroncato ovviamente perché con quell'entusiasmo. E cosa si ricorda di quello streaming? Ma mi ricordo insomma la sensazione che i giochi fossero fatti, che tanto avevano trovato l'accordo centrodestra e centrosinistra, che inevitabilmente avremmo avuto come stato poi 5 anni di nulla, no? Azione, certo. Politica, quando tu fai un governo di mediazione tra due forze sulla carta opposta e invece molto simili, a cercare ognuno di mettere le proprie pedine in posizioni giuste, alla fine c'è un paese immobilizzato come quello che, certo. Massimo Boldi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come sta, va? Signor Boldi? Voi? Noi bene, lei? Io sono emozionato. Perché oggi? Perché? Oggi esce il suo film, Natale con lo chef. Un Natale da chef. Un Natale da chef. Di Neri Parenti. Sì, vabbè, come stai? Bene, 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 bene. Emozionato? Bene. Ma guarda, emozionato, quando partorisci si è sempre non solo ce lo diceva la Lombardi, emozionati, però insomma siamo in aspettativa, anche perché siamo in concorrenza con altri film quali? Simili. Questo è un Natale molto particolare, certo, è quasi un tutto Boldi De Sica. Perché c'è il super Vacanze di Natale di De Laurentiis, in cui ha messo insieme tutto il meglio dei Vacanze di Natale di sempre. No, ma c'è il film di Christian. Che certo. Esce questa sera. Un Natale da Christian. E poi c'è il suo ma lei dove va a vederlo il film suo, signor Boldi? No, noi facciamo la prima in Cicciale questa sera. Dove? Al Cinema Adriano a Roma. Sì. Come se la sente? Sì, bene, c'era un sacco di gente. Bene, 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 perché il film è molto divertente, molto simpatico. E il cuoco... Che altri attori ci sono insieme a te? Diciamoli, alcuni. Allora, diciamoli, Biagio Izzo, Biagio, Dario Bandiera, Dario. Salve. Francesca Chillemi, Chillemi. Rocío Munez, Rocío, la fidanzata di Raul, Paolo Conticini, il fidanzato Maurizio Casagrande. Casagrande. Basta, ma quelli... Senta, no, c'è Barbara Foria. Ah, ecco, Barbara Foria, è napoletana. Foria. Sì, la senta, comica. Ma Berlusconi le ha detto Loredana che... Denardi. Adesso tutti, diciamo. Anche ottimizzazione del suono, ricordiamo. Sì. Ottimizzazione del suono, Giorgio Moro. Ricordiamo che non sono stati, diciamo... maltrattati degli animali. Senta, ma è vero che Berlusconi le ha detto che viene a vedere stasera? No, stasera, vado io a casa sua a farglielo vedere. Quando?
Non ve lo dico. Ah, certo. Ma invece gli porti il DVD, Massimo, sì. No? Così glielo fai vedere. Ma non c'è il DVD. DVD, no, no, cosa le porta? Proprio il cinema le porta. Siete un po' arretrati. E cosa le porta? Sì, cosa le porta? Rocío Múnez, Barbara Foria, certo. Paolo Conticini. Sì. Le fanno tutto il film a casa, esatto. Lì. Guarda, se vuoi venire anche tu, altro mi fai una cortesia. Certo. Senta, io non ho mai incontrato Berlusconi. Se mi invita, io ci vado. Signor Boldi, non l'ho mai incontrato. Ma chi se ne frega, scusa, con tutto rispetto. Grazie, Massimo Boldi. Ma scusa, stavo dicendo una cosa molto importante. Buonasera, arrivederci. Suo film, ricordiamo, Un oggi Natale da chef di Neri Parenti, Il pescatore Panettone di Amalfi e il paladino delle donne. Grazie, signor Boldi, arrivederci. Ciao, auguri, ciao Massimo. A lei ciao. Piace il cinepanettone? Ciao, caro. Signora Lombardi, le piace solo il cinepandoro? Ma stai dicendo delle zizzanie quest'oggi che io non veramente le trovo inconcepibili. Chi le piace il cinepanettone? Sì. No, gli vedo. Non va mai neanche al cinema. Non vai a vedere Capitan Mutanda? No, devo dire che sto apprendendo che Berlusconi ha una vita sociale, certo, che io mi sogno. Ma non l'abbiamo preso oggi, cara Roberta. Sì, devo dire che tutti rispetto a Berlusconi abbiamo una vita sociale orribile. Ma anche sommando le nostre vite sociali. Divino Telma, buongiorno. Divino Telma, vi salutiamo e benediciamo. Vi salutiamo e benediciamo dal Plateau Rosà, amatissimi figli. La vostra voce ci giunge molto lontana. Bene, bene, siamo lontani, infatti. Senta, Divino, in studio con noi. Ma vicini col cuore. Oggi c'è Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle, candidata alla presidenza della Regione Lazio. Noi vogliamo sapere da lei, che vede il futuro, se la signora Lombardi sarà la prossima presidente della Regione Lazio. Visto che lei vede il futuro, glielo dice. È così facilissimo, a quel punto. Facciamo neanche le elezioni. Molto interessante. Sì, è anche veloce, diciamo, come caratteristiche ne ha due. Il soggetto inquisito si è disvelato da nella lei, forma sì, corporale ad Orbitello, il 15 agosto 2726 a Burbe Condita, ed in una pregressa colleganza di Cefa l'aveva affermato di essere nata, che l'ora natale essere esattamente le 17. Conferma, signora Lombardi. Conferma, precisa Lombardi. Conferma, è precisa, 5 stelle, precisi, onestà, molto onestà. Bene. Sarà la precisione della Regione Lazio. Sì, la domanda è quella di due minuti fa, certo. Ma noi l'abbiamo confermata. Sì. Certo. Ci vede la risposta, Divino. Sì, stiamo valutando l'orogramma. Certo. Attualmente abbiamo questo bel sestile di me, però che ne è già andato, quindi rimane, è però il trigono di Urano, quello sì. Sì. Finisce la Pars Constru, certo, e adesso prevede Giove in quadratura, purtroppo anche Marte, quindi suggeriamo per un mesetto di spostare appuntamenti. Ecco, e la risposta, Divino, è la, ecco, andando Lombardi al punto, sarà presidente, andando al punto, Lazio, risulta, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la prospettiva è brada e falotta. Brava e falotica. Brada e falotica, ha capito cosa vuol dire? No, tanto non si capisce mai, quindi non ti preoccupare. No? Senta, vogliamo prendere un altro impegno, che se diventa governatore della Regione Lazio fa l'oroscopo al Divino no, Telma. Fa il viaggio a piedi da Bolsena a Roma, l'ultima tappa la facciamo insieme con la sindaca. Va bene. Lei è la facciamo, sindaca Raggi. Lo facciamo. L'ultima è dalla Storta a Roma. Sicuramente Virginia sarà contenta vestito di festeggiare da questo contesto. È comodissimo. Grazie Roberta Lombardi, candidata alla Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle. Tutti. Noi torniamo domani alle 13:30. La barzetta di oggi di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e probabile sfidante di Roberta Lombardi. Questo era Un Giorno da Pecora, il programma che parte da Bolsena. Un rapinatore sale su un autobus a Napoli e grida: fermi tutti, questa è una rapina! Un signore si alza e dice: Maronna mia, che spavento, pensavo fosse un controllore. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Rai Radio 1.